Dopo le minacce di Rouhani c'è anche il pressing britannico sul presidente americano Trump per salvare l'accordo sul nucleare con l'Iran, ma Trump apre un nuovo fronte di polemiche con il vecchio continente. Filippo Golia. Dopo Emmanuel Macron è toccato alla premier britannica Theresa May tentare di salvare l'accordo sul nucleare con l'Iran in una telefonata con Donald Trump. Nel colloquio, in cui si è parlato anche di rapporti commerciali, la questione è stata chiusa da Trump con un laconico impegno a garantire che l'Iran non possieda mai armi atomiche, un'affermazione che non mette al riparo il trattato sul nucleare. Gli Stati Uniti faranno i conti con uno storico pentimento se si ritireranno dall'accordo, tuona intanto da Teheran il presidente Rouhani. La telefonata Trump-May arriva durante una nuova turbolenza nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, provocata dal discorso del presidente americano al raduno annuale della National Rifle Association. Trump rileva che in Francia ci sono leggi molto restrittive sull'uso delle armi, ma questo non ha impedito ai terroristi di giustiziare innocenti al Bataclan e mima l'azione. Se qualcuno di loro avesse avuto un'arma, nota Trump, avrebbe potuto reagire. Lo stesso il presidente americano afferma a proposito della Gran Bretagna, descrivendo gli ospedali di Londra come presidi in zone di guerra a causa degli accoltellamenti, di nuovo mima. Dalla Francia sono giunte le reazioni indignate di François Hollande e Manuel Valls, presidente e primo ministro ai tempi del Bataclan. E forse anche la telefonata con la May sarà stata turbata dalle dichiarazioni di Trump, che il 13 luglio dovrebbe essere proprio a Londra, una visita più volte rinviata. Mentre la cronaca inglese sembra quasi seguire le affermazioni del presidente americano. Nella capitale britannica, nella guerra tra gang giovanili, un 17enne è stato ucciso a colpi di pistola, mentre nel centro di Liverpool un 20enne veniva accoltellato a morte.